Che stiamo a fare? State prendendo il caffè? No, stiamo guardando che c'hanno. Oh, mi hai illuso. Guarda, ma non c'hanno quello freddo a 1500 qua. Ma volete qualcosa? No. Io sì. Allora ragazzi, ci siamo fermati in queste macchinette bellissime dove ordini il caffè e ordini, paghi e dopo entri a riprendere. Bellissimo, a riprendere, entri a prendere la bibita. Cioè, che bello, io voglio vivere in questi posti così. Comunque, questi posti così moderni. Dove? La macchina del caffè. Sì, ma non così figo. Vero? E qui si entra e si ritira. Vedete? Che bello. Qua c'è il cibo. Abbiamo sbagliato posto. Ti volevo ricordare di... Ah, qui! Stiamo correndo un pochino perché abbiamo scoperto che c'è alle 11 il cambio della guardia e forse siamo arrivati in tempo per vederlo. Ingegner Quallin, Giusoga, Sumunzangua, Sumungureghi, Ayogenen, Cialciaimina. Ragazzi, comunque la Corea, Seul, perché Seul, davvero tanto. Cioè, guardate l'ordine, la polizia, la tranquillità. Cioè, tanto tempo che non le vedevamo. Ci mancava un po' sta roba. Eh? Mancava. Sì. Speriamo che si veda. Dobbiamo vedere quella che traspaia questa... Questo inglese. Spero che si veda dal video anche. Quello che stiamo cercando di dirvi, quello che stiamo provando. Stupendo, ci piace un sacco, poi assomiglia un sacco agli Stati Uniti, all'America, ragazzi. Sì. Parlano molto le città. E poi è assurdo perché è una città, qua siamo a Seul appunto, non sappiamo ancora come sarà adesso dalla Corea, ovviamente lo vedremo più avanti. Ma per il momento siamo a Seul e ragazzi è. Tutti sono calmi, in silenzio, c'è cioè, una città tu ti aspetteresti, no? Un caos. Io mi aspettavo Seul, cioè una metropoli un po' un no caos. Ragazzi, no. E poi siamo stati fortunati perché il tempo si sta da Dio. Ricordate che io ho questa magliettina maniche lunghe, sono uscita con la felpa perché faceva un freschino ma fa caldissimo, ho la giacchettina ma davvero potrei toglierla e stare con la magliettina e basta. Bene, perfetto. Ragazzi, praticamente siamo entrati nel nuovo municipio, tra virgolette, perché questa struttura è stata costruita sopra un edificio vecchio e hanno fatto questa struttura che sarebbe il giardino verticale più alto al mondo, escludendo quello di Milano, i palazzi, che quello è un palazzo. Questo è un giardino che è alto 6 piani e adesso vi faccio vedere perché. Ragazzi, anche i corrieri sono super ordinati. Raga, ci siamo fermati qua, non so cosa avete fatto. Vedete, ha fatto iscrivere al canale e ha messo like al video loro e ci hanno dato questa sacca con tutte queste cose. E non ci l'ha fatto col pupazzetto. Raga, non so che cosa sta succedendo, ma ci sta andando. One thing is a fake one, so you have to find it. Ma questo qua è finto. O è palese che questo è fake. Ma è normale che questo, raga. Che cosa sono quei cosi lì? Quei biglietti? Oh, oh wow, thank you. Ma raga, ci siamo fermati, ci hanno regalato un sacco di cose, veramente veramente tante. A parte il caffè che non c'entra. Penna? Oh wow, no, raga, ma stiamo scherzando? Cioè, noi ieri cercavamo questo, cosa abbiamo detto ieri? Ah, vedi che puoi fare il tipo la ruota panoramica. Figo figo, raga.
siamo fermati in questo posticino in mezzo proprio al mercato. Canne. E le porzioni, come sai, sono enormi. Abbiamo preso questi dumplings. Cioè, la mia mano è, cioè, è così. Sì, è tanto. Si capisce qua la grandezza. Quindi riesci a prendere la bacchetta. È buono? Buono. Prendi, abbiamo preso dei vari piatti come al solito per condividere. Allora, una cosa che non abbiamo detto è che tutto in Corea è piccante. Non tutto, ma quasi tutto è piccantissimo. E tutte le varie salse, anche questa piccante, sembra buona, sembra ketchup, è la morte. Però è buonissimo. In bottiglia. Tipo, sembra sa di pomodori secchi. Davvero? È buonissimo. Ma è piccante? No, non è piccante. Davvero? È piccante. Oddio, quindi una prima cosa rossa secchi. A fuoco che non è piccante. Sai, questa se la metti dentro. Ah, sì, infatti ha il colore di pomodori secchi. Se la metti dentro la noodle soup questa. Questi ovviamente sono piccanti. Comunque i dumplings approvati, buonissimi. Scusate, ma non ce la faccio, mentre parlo vi devo anche mangiare perché è troppo buono. Ok, sono arrivate le altre cose che abbiamo mangiato da Dash, da quindi fried dumplings e questo pancake. È fatto di mung bean. Chi? Comunque questo qua è buonissimo. Mung bean. Sarebbe fagioli, tipo soia, tipo. Ah, ok. Non è soia però. Però non è soia. Eccoci qua ragazzi, che cos'è questo? Stasera abbiamo deciso di mangiare il barbecue con quei due che non ci cagano. Se vedete questa cosa di mezzo è perché abbiamo deciso di mangiare barbecue. E quindi oggi carne, da questo menù siamo riusciti a trovarne qualcosa. A quanto ho capito è tutto maiale. Inoltre Sara sta prendendo del soju, che sarebbe un alcolico coreano. Quindi lo proviamo. Come sapete il barbecue coreano è molto famoso, quindi è leggermente più costoso rispetto al resto, però vabbè, ci sta. E poi non abbiamo detto una cosa che stiamo notando, che le porzioni quando mangi sono veramente belle sostanziose e poi i prezzi rimangono abbastanza, diciamo, contenuti. Ovvio non è come sull'est asiatico, però se uno riesce a avere qualche accortezza riesce a mangiare. Diciamo che viaggiare in quattro è... aiuta, esatto, in Corea. Ma dicevamo anche oggi, Sara, ci sono tutti i pacchi anche di creme per il viso, le maschere, tutti da pacchi enormi e quindi è facile, cioè, prendi un pacco gigante. Io e te cosa condividiamo? Non lo so. Le merendine. L'amore. Vediamo cosa c'è. Allora, nella prima c'è aglio. E olio di sesamo. Di sesamo. Sì, poi questa è quella piccante. Poi si ripete. C'è kimchi. Esatto. Guarda, ogni due buono. Quello sarà formaggio. E uovo. Hai uovo? Uovo. Ah, poi c'è il kimchi, non l'abbiamo ancora detto. Non è ancora detto. Cavolo con cavolo fermentato. E questo è l'anzalata. Non l'avevo mai vista questa. Quello si fa l'imbottino. Cioè tu prendi. E poi la cuoci? No. Cuoci la carne. Ok, la butti. Ok. La carne inizia a sfrigolare, ragazzi. Poi guardate che ben di Dio ci portano. Tutte le side con le insalate, le salsine, la mega insalata. Ma come si fa? Poi qua l'uovo, abbiamo già fatto vedere, ma lo rifaccio vedere. Guardate qua. È arrivata intanto la carne. Cos'è? Sempre maiale ancora, vero? Maiale, pancetta. E adesso arriverà altro. Forticino super semplice, carino, ma a noi che ci importa, basta mangiare. Continua a portare roba? Salsine? Soia, cos'è? Thank you. Una cosa da sapere è che ogni volta che si mangia in Corea sono sempre incluse nel prezzo le side di kimchi e di yellow radish, che non è altro che ravanello giallo. E anche l'acqua è sempre gratuita. È buonissima, io l'ho già mangiata, è buonissima. Ma è manzo quello, vero? È manzo quello. Salute, oh! Oh! A sto barbecue! Alla riunione! Alla reunion, al barbecue, alla Corea. Salute! Fa di vino, alcolico, maremma. Questo invece è il bulgogi, altro piatto tipico. Consistente in sottili fette di carne di manzo marinato e grigliato. Ed è forse il piatto di carne più rinomato in Corea. Ma è buonissimo, cioè... veramente, non ho parole. The next day. Buongiorno, giorno numero 3. Da Seul. You say you don't wanna get in trouble, that you're doing fine cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Ragazzi, vi presento gli amici di Cacao Friends. Che cos'è cacao? Cacao meravigliao? Cacao praticamente è
sono delle applicazioni tipo WhatsApp, il nostro WhatsApp, tipo Google Maps, tipo... Sì, sono queste, principalmente sono queste due applicazioni. Kakao ti permette, è un'applicazione di messaggistica, ti permette anche di prenotare taxi, di fare tantissimi, prenotare degli hotel. E poi c'è anche Kakao Maps, che è il nostro Google Maps che ti può portare da qualsiasi parte. E qui in Corea non funziona. Esatto. Non è affidabile, cioè... Cioè non è affidabile, esatto, perché... è aggiornato, insomma. E inoltre però Kakao Message, diciamo, noi non lo possiamo utilizzare. Cioè io l'ho scaricato, ma non possiamo utilizzarlo perché non siamo coreani. Esatto. E quindi... Comunque ragazzi, un'altra cosa che stiamo notando un sacco è il fatto che qui tengono tantissimi, tanto all'aspetto fisico. Proprio la cultura dell'estetica. E lo vediamo innanzitutto nella... è famosissima la skincare coreana, quindi hanno la pelle, ragazzi... fantastica, perfetta. Infatti ci sono un sacco di negozi che vendono creme per il viso, per la pelle, insomma, sia uomini che donne, sia donne che uomini, quindi anche sì, uomini coreani e coreane sono bellissimi, super curati, non escono di casa, cioè tu guarda, ragazzi, in giro vediamo solamente persone, capelli sempre perfetti, in ordine, vestiti tutti in ordine, precisi. E un'altra cosa che volevo dire è che evidentemente c'è proprio questa cultura dell'aspetto fisico, si vede anche nell'attività fisica, perché sì, tu vedi le persone che passeggiano, ma ragazzi non riescono a stare fermi, cioè magari sono fermi alle strisce pedonali, fanno stretching, corrono sul posto. Se riesco a riprenderlo, lo riprenderò. Oggi stamattina stavamo camminando, c'era un signore in lontananza di fianco a un palo di un albero che faceva esercizi fisici, già tipo stretching, che è stranissimo per noi, perché sì, esatto. Tu dici, ma che sta facendo quello? E stava facendo esercizi. Sì, ci posso mangiare e basta. Vabbè, e niente. Potresti stare bene con nessun altro. Cos'è che stavi dicendo prima? Che adesso mi fidanzo con un coreano. Davvero? Ce n'è qualcosa. Mi cucinate qualcosa di buono dopo? Sì. Di là la villa ci vedremo al tempio. Sì. Sì. Ci stiamo avvicinando perché c'è questa musica. C'è un sacco di gente e credo che sia una parata, perché sono bandiere sul fondo. Abbiamo girato un po', è l'una, abbiamo bisogno un po' di fermo, una e mezza. Dovevamo fermarci un attimino perché stiamo camminando un botto di tempo. E comunque ci siamo fermati in uno di questi convenience store. Sì, abbiamo preso. Esatto, qua scusami, volevo solo aggiungere che qua ci sono dei tavoli, puoi anche sederti, anche fuori volendo. Praticamente se ne prendevi due, il terzo era gratis. Tutto questo ce lo dividiamo in tre. Esatto, cioè io mangio uno, in due se ne dividono. Io e Manu ci dividiamo questi. Cioè esatto. Mamma si mangia questo, io mangio questo, questo ce lo dividiamo. Esattamente. Poi loro si sono presi questi che sono onigiri con l'alga, riso all'interno, il pesce. E noi ci prendiamo il dolce dopo. E noi, no, non lo so, forse magari prendo anche qualcosa. No, mangio il dolce con me, ti chiamiami. E niente, sono le 3 e ancora non siamo usciti. Da qui, sono le 3:10, abbiamo provato queste. Dolci. Pure quelle? Dolci. No, caramello, che buoni. Lo so cosa state pensando, ma avete solo mangiato? Assolutamente no, ma diciamo che in Corea si mangia molto bene e quindi impossibile non farlo almeno 3 volte al giorno. Comunque abbiamo visitato anche molte cose, come ad esempio l'Anok Village, un villaggio di case tradizionali coreane. Anok, in effetti, in Sud Corea, è il nome di queste case tipiche coreane, nate nel XIV secolo durante la dinastia Joseon. Ragazzi, stiamo entrando al primo dei palazzi che volevamo visitare.
In certi posti sembra che il tempo non sia passato. E a proposito di tempo, lo sapevate che in Corea siamo tutti più vecchi di un anno? Sì, perché iniziano a contare da quando veniamo concepiti. Quindi alla nostra nascita abbiamo già un anno. C'è qualcuno? Toc toc. Mamma mia. Ragazzi, qualcuno è rimasto fino alla fine? Speriamo. Speriamo. Sicuramente Gaia e Vera ci sono, sì, saranno presenti, sì. E salutiamo tantissimo. Un abbraccio enorme. Grazie per seguirci sempre con così tanto affetto. Veramente non sapete quanto ci rendete felici. E a questo punto salutiamo anche la mamma Daniela. Certo, esatto. E nulla ragazzi, grazie a tutti quelli che sono arrivati fino a questo punto. Vi aspettiamo al prossimo video giovedì. Esatto. Sperando che le nostre connessioni di dove siamo in questo momento tengano. Sì, perché in questo momento le connessioni proprio esatto. Non ci siamo. E nulla, vi auguriamo una buona serata. Vi ricordiamo sempre le ultime cose, che sono quelle di iscrivervi al canale, che per noi è molto fondamentale. È obbligatorio ragazzi, cioè se voi state guardando questo video e non vi siete ancora iscritti, potete anche lasciare. Fatelo, fermatevi video. Un attimo, fatelo, cliccate su iscriviti, è semplicissimo, è facile. Se non veloce. Riuscite, ci contattateci, non sappiamo come bisogna iscriversi, lo diciamo noi. Lasciate un bel like, anche questo è molto importante ragazzi, e un commento, noi amiamo tantissimo leggere i vostri commenti. Attivate la campanella. Sì, così non vi perdete nessun video. Esatto. E nulla. Condividete questo. Esatto, si può dire anche fate tutto quello c'è da fare, fate esatto. Fate. Grazie mille per tutto l'affetto e per aver visto il video fino a questo punto. Quindi alla prossima. Un abbraccio. Vi ricordiamo sempre, aspetta, vi ricordiamo sempre appuntamenti lunedì e giovedì. Siamo sempre presenti. Fissi. In caso non ci vediate sarà comunque, il giorno dopo. Noi mettiamo sempre magari un post su YouTube, nella community di YouTube, in cui avvisiamo che il video non esce eccetera. Esatto. Quindi, se poi comunque non esce e volete sapere quando uscirà, contattateci, scrivete, commentate il video. Ma quando è che esce il prossimo video? Madonna, non ce la faccio più, mi sto tagliando le vene. Sicuramente, madonna, così affranti. Vabbè ragazzi, alla prossima, un abbraccione, vi amiamo.